Vittoria in rimonta per lo Sporting Pontecagnano che nella quarta giornata del campionato di promozione ha battuto per 3-2 il Campagna. Una partita giocata su buoni ritmi da entrambe le squadre che dopo qualche occasione si è sbloccata al trentesimo del primo tempo con una rete di Citro che ha insaccato dopo un bel cross da destra di Lamberti. Lo stesso Lamberti ha raddoppiato ad inizio di secondo tempo con un bel tiro da fuori su un errore in fase di disimpegno dei padroni di casa. La svolta per i gialloblu è arrivata con l'espulsione di D'Andrea. In 10, infatti, i ragazzi di Mister Parisi hanno ritrovato le energie per accorciare le distanze con Genovesi al 27° del secondo tempo e per pareggiare 3 minuti dopo con Erra. A chiudere i conti in pieno recupero Mazza che con un tiro di destro sul secondo palo ha battuto il portiere avversario. Sicuramente è una partita inaspettata soprattutto per quanto riguarda il risultato iniziale e poi anche l'espulsione di D'Andrea che comunque ci ha penalizzato, però con il cuore Sporting, con la mentalità di sacrificio di tutta la squadra, abbiamo ribaltato il risultato e abbiamo portato a casa questi 3 punti fondamentali per la classifica. Prossima partita giochiamo con la Piccio, la capolista, e quindi ci giochiamo tanto, diciamo, è un derby in casa e dobbiamo cercare soltanto di fare bene, di mantenere la squadra compatta, perché comunque affrontiamo una delle squadre che va per la maggiore. Noi siamo una neopromossa e quindi il nostro obiettivo principale è la salvezza. Poi tutto quello che viene di più cercheremo comunque di fare più punti possibili. Il primo obiettivo è la salvezza.